cari compagni, vi ringrazio per essere venuti al congresso delle sezioni comuniste Gramsci Berlinguer di Milano, insomma, e auguro, insomma, come insomma, nelle vostre corde di dare un contributo, perché voglio dire, questa assemblea non serve per, come dire, per ascoltare la nostra voce, no? O per, diciamo, darci un organigramma tanto, o comunque per rinnovare gli organismi dirigenti. Ma questa assemblea, diciamo, questo congresso ha il ruolo di abituare alla pratica anche in piccolo del centralismo democratico che si è perso, cioè che ormai è inutilizzato in ogni partito, cioè sia a sinistra, e inevitabilmente vabbè, a destra è un altro discorso. Quindi, cioè, a sinistra si sono mutuati gli ordinamenti, la prassi, il modo di fare della destra, no? Della destra, attuando il centralismo cosiddetto burocratico in forme destroide. Quindi, diciamo, abbiamo, diciamo, questa piccola velleità, insomma, di introdurre e di abituare a questo sistema, che è molto importante, perché il centralismo, cioè un partito senza il centralismo democratico non ha la forza per poter portare le battaglie politiche, sociali, culturali nella società. Perché abbiamo visto in questi 20 anni, nonostante sia la capacità, sia la buona volontà, la dedizione di molti compagni all'interno di Rifondazione Comunista e poi di tutte le sue filiazioni, si è visto che senza comunque una organizzazione unita, no? Centralizzata, dialettica, non si possono portare a avere vittorie in ambito politico-sociale nella società, perché c'è, cioè, Rifondazione Comunista, cui ho militato per gran parte della mia vita, in 20 anni non ha conquistato niente, anzi, inevitabilmente, anche per sua colpa e volontà, cioè, si è perso, si è andati indietro in quelle che sono state le conquiste del PC. Questo perché? Sia perché non ci si è dotati del centralismo democratico, quindi ognuno diceva la sua, frazionismo, movimentismo, cioè un'innovazione però che alla fine non ha innovato nulla, ha portato solamente confusione. Il motivo è perché comunque Rifondazione Comunista, essendo stata creata, cioè, da un personaggio come Cossutta, non poteva avere le caratteristiche fondanti, quelle che hanno caratterizzato il PC. Quindi Rifondazione Comunista non è una rifondazione, non è mai stata una rifondazione del PC, ma è stata, diciamo, l'unione di un'accozzaglia di formazioni e di partiti che anche inizialmente, durante l'epoca del PC, si ponevano alla sinistra, ma che hanno dimostrato poi nella realtà di avere delle caratteristiche, diciamo, più azioniste, anarcoidi, di matrice mazziniana. E quindi, diciamo, più che altro si sono sprecati 20 anni a litigare all'interno di questo contenitore, a sabotare, ma poi senza portare effettivamente reali cambiamenti della società. E questo è stato dovuto purtroppo a una dirigenza abbastanza autoreferenziale, che più che portare un cambiamento nella società, più che stare dalla parte dei proletari, ha pensato bene di fare per se stessa. Infatti possiamo ben vedere che la maggior parte di tutti quei dirigenti, molti dirigenti di Rifondazione Comunista, Bertinotti in primis, si sono sistemati molto bene, alla faccia dei proletari, voglio dire, insomma, no? Quindi diciamo che purtroppo, nonostante la buona volontà, lo ripeto, nonostante il grande lavoro di molti compagni, molti di voi hanno militato e ancora militano in Rifondazione, e nonostante tutto questo non si è riuscito veramente a cavare un ragno dal buco. Siamo in fase non solo di reflusso sociale, quindi del distaccamento delle masse alla politica, che comunque è un sottoprodotto dell'opera di propaganda borghese, ma anche perché non c'è stato in questi anni un soggetto realmente comunista che abbracciasse quelle che erano e che sono le esigenze, le aspirazioni del proletariato.
E non perché il proletariato non esiste più, gli operai non ci sono più, perché ecco, si fa sempre questo tipo di analisi, no, modernista, che è tipica della borghesia. La borghesia dice che le cose cambiano per farle rimanere come sono, o comunque per migliorare la condizione per se stesse. Quindi molte volte anche a sinistra si sono, e anche in Rifondazione tante volte, si sono ripetute queste cose, che comunque bisognava modernizzarsi, stare a passo con i tempi, comunque essere un po' più ampi, essere con i movimenti e tutta questa roba qua. Ad oggi possiamo dire che tutte quelle analisi erano analisi sbagliate, fuorvianti e molto probabilmente insinuate dai grandi potentati borghesi. Quindi anche se verso 20 anni di tempo, non è mai tardi per ricominciare. E questo congresso è anche un contributo alla ricomposizione dei comunisti attraverso comunque la visione che fu del PC. Noi non vogliamo santificare il PC, perché comunque il PC era un partito, uno strumento del proletariato, che magari in piccolo ha avuto anche, ha fatto i suoi errori, anche in piccolo, alcune volte anche in grande, però fondamentalmente è stato un partito, no, coeso, un partito importante che ha fatto la storia d'Italia del dopoguerra e ha permesso alla classe operaia di diventare protagonista. Molti di voi, che comunque hanno memoria storica maggiore della mia, possono dire, cioè comunque possono affermare che 40-50 anni fa si stava meglio, o che comunque gli operai e i lavoratori stavano sicuramente meglio. Poi si può avere posizioni ideologiche differenti, ma non si può negare questo. Gli operai stavano meglio quando c'era il PC. Quando è venuto meno il PC, gli operai, anche in modo incosciente, perché molti hanno perso coscienza, diciamo non tanto su basi politiche, ma perché traviati dalla propaganda borghese. Però questo è il dato che ci deve interessare, il dato importante, e quindi per questo riallacciarci al PC, perché il PC ha funzionato, il PC ha fatto per la classe lavoratrice, il PC ha trasformato quella che sicuramente senza il contributo dei comunisti sarebbe stata l'ennesima democrazia formale e comunque in una democrazia sostanziale e progressiva, no? Di matrice non di impostazione prettamente liberale, no? Anche se questo e lo vediamo, cioè, dalla Costituzione. La Costituzione ha un grande valore, perché la Costituzione è un programma in divenire, no? E Togliatti lo spiega bene anche, no? Quando un congresso subito dopo la Costituente, quando il documento è anche riportato, uno stralcio del documento, quando prende posizioni diverse da quelle di Stalin, no? Che Stalin giustamente dice la Costituzione sono le conquiste fatte, sulla Costituzione ci devono essere le conquiste fatte, no? Quindi il programma dice un'altra cosa. La questione italiana era subito dopo il dopoguerra, era una situazione molto complicata e non si poteva arrivare al socialismo attraverso una rivoluzione violenta, perché c'erano tante motivazioni che adesso non sono riuscite, che adesso non si può naturalmente per la limitatezza dell'intervento dire, però diciamo, cioè, alla fine si è raggirato la cosa egemonizzando l'assemblea costituente e facendo della Costituzione comunque un programma in divenire per trasformare la Repubblica, comunque nata dalla Resistenza, in una Repubblica socialista che vada verso il comunismo. E non possiamo dire che questa cosa non è stata praticata o non si è materializzata in almeno in 40 anni di politiche del PC, perché nonostante le difficoltà e nonostante il fatto che il PC fosse comunque un partito all'opposizione, si sono riusciti a far passare leggi, no? E a migliorare la società verso il basso, come
altre democrazie che venivano considerate più compiute non sono riuscite a fare. Questo merito va dato. E questo intendimento non è un intendimento socialdemocratico come si voglia intendere, perché la socialdemocrazia non vuole il socialismo comunismo, la socialdemocrazia vuole trasformare il capitalismo rimanendo nel capitalismo, migliorare il capitalismo. Questa è la socialdemocrazia. Se invece ci si pone da una posizione di cambiare il socialismo, senza avere però cambiare il capitalismo, senza avere, come dire, la possibilità di un atto violento perché non ce ne sono le condizioni, cioè dialetticamente è concepibile il fatto di andare progressivamente verso un nuovo sistema. La Costituzione ce lo permetteva, adesso con i cambiamenti molto di meno, e il partito comunque, cioè, perché poi la Costituzione era legata col fatto che ci fosse un fattore soggettivo come il PC che portava la lotta di classe a livello, che ha portato la lotta di classe a livello di massa. Fin quando c'è stato il PC la Costituzione non è stata toccata, ma mica perché gli altri partiti non la volevano toccare, ci hanno provato fin dagli anni 50 con la legge Truffa, ma non sono mai riusciti, perché comunque la Costituzione andava di pari passo col PC, con la lotta del PC fatta tra la gente e anche a livello parlamentare, dove ancora il Parlamento, ecco, la Repubblica Parlamentare Italiana, anche se si va a studiare proprio l'impostazione, è una delle più avanzate della Repubblica Parlamentare, perché il Parlamento aveva un significato, tanto che appunto, come dicevo, il PC dall'opposizione ha fatto tanto lavoro. Oggi le opposizioni, anche se hanno margini molto ampi di consenso come il Movimento 5 Stelle, al di là che non hanno le intenzioni veramente poi di cambiare le cose, ma pur volendo, dall'opposizione cosa possono fare? Ormai ci sono gli esecutivi, conta solo l'esecutivo, il Parlamento non conta più. Mentre in passato, ecco, il Parlamento, cioè quella forma è stata, come dire, una delle più avanzate, e via via è andata sempre migliorando, fino a quando il PC, come dire, ha mantenuto la sua diciamo, caratterizzazione comunista. Quando alla morte di Berlinguer, anche se molti fermenti, diciamo, negativi ci hanno già prima, non è stata una cosa, come dire, un lampo, però alla morte di Berlinguer si è attuato un golpe. I presupposti per la Seconda Repubblica, quella Seconda Repubblica terribile che noi vediamo, è nata col presupposto della sparizione del PC, perché altrimenti tutto quello che è venuto dopo non sarebbe mai potuto passare, no? E purtroppo si sono resi, come dire, quelli che sono stati i golpisti all'interno del PC sono stati anche i golpisti a livello repubblicano, perché comunque la Seconda Repubblica nasce attraverso un golpe voluto anche da quegli ex comunisti infami che insomma hanno distrutto il PC. Allora, fatto questo preambolo, no, io mi fermerei un attimo, anche perché vorrei leggere alcuni contributi che ci hanno mandato alcuni compagni che non hanno potuto partecipare al nostro congresso, ma mi sembra doveroso insomma leggerli e renderli, diciamo, in qualche modo partecipe. Allora, intervento di Cobba Spisa al congresso delle sezioni comuniste di Pisa e Milano. Pisa 6 novembre 2016. Febbraio 2016. A proposito di militanza oggi, cari e care, nel timore che gli impegni sindacali sempre più pressanti e la riduzione del corpo militante che attanaglia le organizzazioni sindacali e politiche sia un ostacolo per la diretta partecipazione al vostro congresso, vogliamo indirizzare ai presenti queste poche considerazioni come contributo al dibattito. Volutamente saremo schematici e un poco riduttivi, ma sicuramente pragmatici. Il punto di partenza di un serio ragionamento dovrebbe essere un'analisi della crisi del capitale e dei suoi effetti sociali. La sovraccumulazione di denaro e di lavoro, la messa a valore del capitale di ogni spazio sociale e metropolitano andrebbero prima capiti e poi discussi collettivamente. Da anni assistiamo alla separazione tra teoria e pratica, all'isolamento compiaciuto nel proprio ambito di intervento. È accaduto agli intellettuali che a forza di studiare hanno abbandonato la militanza per riproporre i ruoli acquisiti nella società capitalistica. È accaduto ai sindacalisti che, quando hanno perso ogni approccio di classe alla questione del lavoro, finiscono con il richiudersi solo nei loro ambiti di intervento. La crisi riproduce in ambito culturale, sociale e politico dinamiche e ruoli che andrebbero capiti e corretti.
Quanto oggi accade in Italia in maniera di lavoro è già avvenuto nella Germania socialdemocratica di 10-12 anni fa. Il Jobs Act ricorda quei mini mega jobs che determinarono la sconfitta del movimento operaio tedesco. Questa semplice constatazione scaturisce dalla lettura di alcuni autori marxisti, ma anche del confronto con delegati operai tedeschi, quel confronto che in Italia ormai non esiste più. Far parlare i delegati sindacali europei è una necessità che anche settori del sindacalismo di base eludono, pensando ad una gestione locale della resistenza alla crisi. Il che riproduce logiche corporative non conflittuali, un'analisi dell'oggi politicista è chiusa. Mettere in confronto i delegati sindacali e politici in ambito europeo è una necessità imposta dal capitale, perché alle politiche capitaliste europee si risponda con la lotta di classe nel continente. In questi 10 anni, nei vari paesi dell'Unione Europea hanno adottato politiche di autentica macelleria sociale, con tempi e modalità differenti, ma tutte gestite con un unico obiettivo: disarticolare la resistenza della classe lavoratrice, indirizzare verso il capitale la ricchezza sociale prodotta, impoverire i salari, smantellare il welfare o farlo governare da logiche e scopi che ne snaturano ogni funzione. In questi anni, politica e sindacato hanno peccato di autoreferenzialità. Gli intellettuali non hanno svolto un ruolo reale, anzi la loro estraneità ai movimenti reali in ambito sociale e lavorativo è sempre più accentuata. Chi fa lezioni di radicalismo in qualche cenacolo sovente assume ruoli non conflittuali e di auto-isolamento nei luoghi di lavoro. Se così non fosse, oggi avremmo un movimento studentesco diverso, la responsabilità della sua chiusura o sindacalizzazione in ambito CGL non è solo dovuta ai cambiamenti sociali. Lo studente lavoratore non esiste quasi più, svolge lavoretti appena il tempo di frequentare le lezioni, spazi per la militanza non ci sono. Chi rimane 3-4 anni fuori corso paga le tasse esorbitanti insostenibili per moltissime famiglie. Ho una risposta moderata alla crisi. Esistono responsabilità ben precise di gruppi intellettuali non più organici ad un progetto di analisi e di cambiamento della realtà, intellettuali che hanno riprodotto il ruolo dei grilli parlanti, degli accademici, ma senza costruire un sapere diffuso e militante, gruppi di lavoro e di inchiesta. La parola d'ordine per noi resta quella di sporcarsi le mani con la realtà e non nascondere la testa sotto la sabbia. Anche i testi invalsi ci restituiranno un futuro nozionistico funzionale alla dittatura del capitale sul lavoro. A noi il compito di inceppare gli ingranaggi di questo percorso. Analogo discorso vale per gli ambiti lavorativi. Il potere di contrattazione sindacale è ai minimi storici, ma da qui a non intraprendere neppure dei percorsi di organizzazione dal basso dei lavoratori corre grande differenza. Chi del resto non sa ribellarsi e resistere ai propri padroni non può in ambito sociale e politico ergersi a maestro. Ci siamo soffermati su questo antico vizio intellettuale perché Pisa è una città universitaria, la città del precariato, come abbiamo scritto in un documento di pochissimi giorni fa. Una Pisa in profonda trasformazione da 15 anni. Quelle trasformazioni analizzate solo parzialmente e mai oggetto di una discussione collettiva che dovrebbe vedere impegnati tutti e tutti. Pensiamo sia importante riprendere percorsi di scuole popolari in un'epoca dove torna ad imperare l'analfabetismo di massa, un analfabetismo strutturale e strumentale anche al modello sociale oggi dominante. Scuole popolari, gruppi di acquisto sociale popolare, da non confondere con i GAS, che hanno avuto innumerevoli meriti ma alla fine si sono ridotti a un ruolo distributivo dei prodotti della terra coltivati da piccoli agricoltori biologici, senza riproporre percorsi di occupazione e di approvazione collettiva di spazi abbandonati, di aree agricole dismesse negli anni della speculazione immobiliare. Sono percorsi pratici possibili e necessari se accompagnano la critica al modello capitalista con azioni concrete, se non perdono di vita i rapporti sociali, la conflittualità, se non ci limitiamo ai diritti civili compatibili con il capitale, dimenticando invece i pieni diritti sociali. Il percorso è lungo, non si tratta di aspettare l'esplosione delle contraddizioni con atteggiamento meccanico e pantofolaio. Il capitale governa e si riproduce nella crisi per decenni, se non incontra una forza sociale antagonista capace di inceppare e distruggere la sua riproduzione. Ma come costruire questa forza?
Non esistono ricette pronte per l'uso, ma pratiche e sperimentazioni da mettere insieme. Pensiamo che le lotte intraprese contro i licenziamenti politici e i cambi di appalto siano percorsi utili, necessari anche per restituire dignità e ruolo allo stesso agire sindacale. Analogo discorso va fatto per le lotte sulla casa e nei quartieri. Bisogna evitare che la militanza sfugga alla materialità dei percorsi di lotta, alle costruzioni di differenti rapporti di forza. Per queste ragioni non servono le sovrastrutture ideologiche tipiche di tanti ismi. Serve invece una cassetta degli attrezzi rinnovata che tenga insieme lettura della realtà e pratiche conseguenti all'insegna di radicalità e unità, di piccole azioni quotidiane capaci di restituire un'identità e un agire comune alla classe. Provarci senza perdere altro tempo è ormai una necessità alla quale non potremo più sottrarci. Cobba Spisa. Noi le ringraziamo per questo intervento importante, nel quale condividiamo molte cose, tra quali ecco le pratiche anche a cui si riferiva. Noi diciamo nel nostro piccolo cerchiamo di portarle avanti, infatti diciamo da qualche mese è nato il GAP, il gruppo di acquisto proletario, perché cioè, insomma cioè, ha una caratterizzazione molto più forte, e sicuramente avremo anche diciamo, volontà di andare cioè, verso pratiche diciamo, diciamo più radicali, nel senso diciamo, più, sempre più antagoniste nei confronti del capitalismo. Questo è un altro contributo.